ITA non si presenta a un tavolo del governo, nonostante non abbia in questo momento un consiglio di amministrazione, nonostante ci siano degli accordi tra ITA e Covisian in frode alla legge, non interviene nessuno d'urgenza, perché in questo paese i diritti dei lavoratori contano nulla, i diritti di chi ha il potere contano tantissimo. Allora a questo punto noi, visto che dobbiamo morire, moriamo col nostro gusto e non mangiamo. Ieri ITA, con un atteggiamento di arroganza, non si è presentata al tavolo. E per di più si ritiene parte lesa. La parte lesa siamo noi lavoratori, 543 famiglie in mezzo alla strada. Speriamo che il governo riesca, nelle persone del ministro Franco e il ministro Giorgetti, finalmente si rendano conto che devono metterci le mani e non mandare in mezzo alla strada tutte queste famiglie. Perché adesso solo loro, adesso diventa un fatto politico, perché solo di questo si tratta. Perché ITA è una società a partecipazione statale. Voi vi aspettavate che ITA disertasse al tavolo? Ovviamente non avevamo dubbi che in qualche modo non avessero nemmeno la faccia di presentarsi, però ci speravamo non perché abbiamo fiducia in ITA, ma perché il fatto che sia una società a partecipazione statale, il governo avrebbe fatto in maniera tale che ci fosse, e invece non ha fatto nemmeno questo.